L'altra data è il 20 febbraio 92. Il 20 febbraio del 1992, molti diranno che è successo, io manco mi ricordo. Il 20 febbraio del 1992 Sergio Gragnotti acquista il 100% delle quote da Gianmarco Galleri e successivamente il 12 marzo diventa presidente della Lazio. Sotto la sua presidenza la Lazio vince uno scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiana. Qui con noi il presidente più vincente della storia della Lazio, l'imperatore Sergio Gragnotti. Presidente, allora lei qui è un po' di casa, noi ci siamo visti, però ecco, la gente si ricorda, io ho fatto una presentazione, mi sono tenuto stretto perché poi avrei potuto dire altre cose, però il tempo corre, ecco, grazie di essere stato qui con noi, ecco, un commento per questa serata. Anzitutto grazie per l'affetto dimostrato che continua ancora, il tempo passa ma l'affetto rimane, io questo... Di questa voi ringrazio veramente, perché dove vado vado e i laziali mi accolgono sempre con simpatia, con tanto amore e tanta grazia. E che raccontare questa... È la storia che ormai si tramanda, comunque io sono veramente... compiaciuto per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo costruito, per quello che abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto anche poco, perché tutti ce lo ricordano, cioè, la Lazio di quei tempi poteva vincere molto di più, senz'altro lo si poteva, però voi sapete, poi c'è un gioco, gioco è duro, le competizioni sono dure, tutti vogliono vincere, quindi sono contento per quello che abbiamo ottenuto. Grazie Presidente, noi oggi abbiamo fatto una specie di carrambata perché le abbiamo fatto incontrare un giocatore che non è stato un suo giocatore, però diciamo che una minima soddisfazione ce l'ha data, ecco, quindi adesso lo chiamiamo sul palco così magari gli facciamo dire quello che mi avete detto prima a me in privato, ecco, perché poi la Lazio vince lo scudetto il 14 maggio del 2000 e il gol decisivo non lo segna un giocatore della Lazio, anche se la Lazio aveva vinto 3-0 con la Regina, eccetera, cioè a Perugia Alessandro Calori segna contro la Juventus e la Lazio diventa campione d'Italia. Ecco qua. Questa Presidente. Presidente, allora ci racconta che emozione è stata quando questo calciatore ha segnato, ci racconti un po'. L'emozione è stata tantissima perché tutti noi non ci aspettavamo, poi era una giornata anche piovosa a Perugia mi sembra, no? E quindi credevamo che la partita fosse sospesa, invece l'arbitro Collina, che poi si è dichiarato anche laziale. Sì, io l'ho incontrato varie volte, ogni volta che ci incontriamo appunto è molto simpatico e lì ha voluto continuare ed è iniziata l'avventura. Calori ci ha messo il piedino magico, diciamo, e ha segnato quella rete. È stata un'emozione perché non è che la partita era finita, la partita, noi stavamo tutto allo stadio, era già terminata, però c'era un altoparlante che trasmetteva la radiocronaca della partita, quindi c'era un'emozione grandissima perché si aspettava che la partita finisse e che per festeggiare. La partita si è finita e ringraziamo Calori per quello, il contributo che ci ha dato. Eccolo qua Alessandro, è stato qui con noi. Alessandro, ci hai messo quel piede, hai segnato quel gol, la gente razziale ti ringrazia, che emozione per te. Ma buonasera, prima cosa, sono 22 anni, 23 che sono passati da quel giorno lì, sicuramente il popolo razziale ogni volta che ho modo di incontrarlo è sempre una festa, ora ho capito l'importanza perché era l'ultimo scudetto che è stato vinto.
e quindi inconsciamente io giocavo per il Perugia, non è che stavo pensando a fare qualcosa per qualcun altro. Però devo dire che è stata veramente una cosa particolare, perché se ancora se ne parla evidentemente è stata una cosa grande. Assolutamente è così. Ringraziamo Alessandro, che dopo verrà premiato, ti disturbiamo più tardi. Alessandro, grazie per essere stato qui a noi. Ha vissuto diciamo l'inizio della Lazio, quella importante, ecco, quella che tutti noi ricordiamo. Però lui nasce a Benevento il 26 aprile del 66, è un difensore. Quest'oggi abbiamo portato tutti i difensori centrali per far contento il padrone di casa Emanuele, perché lui è un difensore centrale e ha bisogno di fonti di ispirazione per quando va a fare allenamento al calcetto. Ha giocato nella Lazio dal 91 al 94, disputando 46 partite, però la sua caratteristica, e noi ce lo ricordiamo bene perché l'abbiamo vissuto, è che lui era uno molto tenace, molto pugnace, e però era sfortunato un po' con i cartellini. 46 partite, 20 cartellini gialli, però va bene, questo è dettaglio, noi lo ricordiamo perché poi la Curva Nord, ma tutti i tifosi della Lazio, gli dedicavano un coro che poi si è tramandato tra la gente, e quindi noi ce lo ricordiamo ancora ad oggi, quelli che hanno la mia età. Lui è stato miglior amico di un altro giocatore, un nostro beniamino, Paul Gazza Gascogne, condivideva la stanza insieme a Beppe Signori e ha detto una frase una volta: se morissi domani vorrei morire con la maglia della Lazio addosso. Diamo il benvenuto a Luigi Corino. Corino, mi diverto solo se sono se gioca Torino, gioca bene, gioca male, lo vogliamo in nazionale. Luigi, grazie per essere stato qui con noi e ti chiedo, ecco, un saluto, ma soprattutto, ecco, che emozione è vedere dopo tanti anni l'amore e l'affetto che ti dedicano i tifosi della Lazio. È un motivo di grande orgoglio per me. È chiaro che ogni volta che, come in questo caso, viene riconosciuto al di là del coro, il fatto di poter stare qui e in questo caso rappresentare la Lazio, che per me, io sono un laziale acquisito, ma a questo punto sono più laziali di tanti laziali che non stanno qui, per l'amor di Dio, e quindi per me è stato un onore e soprattutto un orgoglio. Essere qui mi fa molto piacere, essere riconosciuto ancora per strada ancora di più, quindi ormai la Lazio è entrata nel mio cuore e resterà fino alla fine. Ho detto una frase una volta che tu hai ripreso, è la verità. Oggi, se dovessi per un motivo qualsiasi finire la mia vita, mi piacerebbe, insomma, in un certo qual modo avere la maglietta della Lazio.